Ciao a tutti e bentornati nello studio del Cercatore di Perle. Oggi andremo un po' all'indietro nel tempo, intorno agli anni 80, dove andavano di moda i film, quelli degli alieni che arrivavano sulla Terra e dei bambini che ci entravano in contatto e cercavano di salvarli. Insomma, il filone che ha visto in E.T. Il suo culmine. Oggi giocheremo a Visitor in Blackwood Grove. Eccolo qua. Leggiamo un po' la scatola. 3-6 giocatori, 8 più l'età, 5-15 minuti a partita. Ideato da Mary Flanagan e Max Seidman ed edito da loro stessi attraverso il Kickstarter. Intanto vi dico da subito che questa scatola è glowing in the dark, per cui ho fatto le prove, però non si vedeva con la camera, credetemi che si illumina se la tenete al buio. In questo gioco, che è un semi-collaborativo, ci saranno due fazioni, l'alieno e il bambino, contro gli altri giocatori che dovranno fare gli agenti e dovranno cercare di catturare l'alieno. È un gioco deduttivo, di difficoltà medio-bassa, se non bassissima, che comunque è proponibile a chiunque e anche a un numero di giocatori sinceramente più alto di quello che loro hanno scritto qui. Poi in fondo vi dico qualche trucco per riuscire a giocarci in più giocatori. Per cui vediamo come funziona. Prima di cominciare il setup dovranno essere scelti dai giocatori i vari ruoli da interpretare. Un giocatore dovrà svolgere il ruolo dell'alieno e dovrà sistemare la plancia davanti a sé e dovrà sistemare lo schermo dalla sua parte. Il giocatore che vorrà fare il ruolo del bambino dovrà stare per forza alla destra dell'alieno. Il bambino riceverà la sua plancia personale, un meeple e un segnalino bambino. Tutti gli altri giocatori al tavolo che siederanno dalla sinistra dell'alieno fino ad arrivare alla destra del bambino saranno gli agenti. Ognuno riceverà una sua plancia con il riassunto del suo turno e due segnalini del suo colore. Anche l'alieno e il bambino ricevono comunque una plancia con il riassunto del loro turno. Dietro al suo schermo l'alieno sistemerà questi quattro gettoni a forma di disco volante. A questo punto dovremo prendere il mazzo delle carte di gioco e mescolarlo. Gli agenti e il bambino ricevono una mano di 7 carte ciascuno. L'alieno ne riceve 14. Oltre alle 14 in mano, l'alieno ne dovrà scoprire subito 2 sul tavolo. Le carte hanno raffigurato sopra un oggetto, un animale, comunque qualcosa di univoco. Adesso l'alieno in tutta autonomia dovrà cercare, tra le 14 carte che ha in mano, di trovare un criterio che accomuni alcune delle carte che ha ricevuto. Una volta che avrà deciso, dovrà scartare 7 delle 14 carte che aveva in mano e classificare subito, in base al criterio che avrà deciso da solo, le due carte che avrà pescato scoperte. Classificare una carta significa metterla all'interno o all'esterno del tabellone a seconda che soddisfi il criterio che l'alieno avrà scelto o non lo soddisfi. In questo caso mettiamo il televisore dentro al tabellone e lasciamo la mela fuori. Il tabellone ha una capienza di 8 carte, così come ce l'ha anche l'esterno del tabellone. Siamo già pronti per iniziare, però durante la spiegazione provate a indovinare il criterio di questa partita dimostrativa. Una partita si articola in turni e va detto dall'inizio che l'alieno e il bambino giocheranno insieme. Tutti gli altri giocatori invece giocheranno per conto loro. All'inizio di ogni turno starà sempre all'alieno, che dovrà giocare una carta dalla mano e classificarla. In questo caso prendiamo una felpa e la mettiamo al di fuori. A questo punto andremo in senso orario facendo giocare tutti gli agenti, uno dopo l'altro. Ogni agente dovrà passare all'alieno una carta coperta e questo la dovrà sistemare sopra il tabellone, all'esterno comunque della sua griglia o al di fuori, a seconda se questa carta soddisfa o meno il criterio che ha deciso. In questo caso gli stiamo proponendo un pacchetto di fiammiferi. L'alieno, dopo aver controllato la carta, la sistema sul tabellone. Soddisfa il criterio. Gli agenti dovranno sistemare uno dei loro segnalini sopra la fila delle carte sia all'interno che all'esterno del tabellone per riconoscerle. Tutte le carte degli agenti dovranno stare sempre coperte e solo loro potranno vedere quelle che hanno giocato.
Con questi segnalini quindi cerchiamo di riconoscere i mazzetti dei vari agenti. Nel suo turno un agente potrebbe anche decidere di provare a dare la soluzione, ma lo vediamo più avanti. Subito dopo aver giocato una carta, l'agente ne pesca subito un'altra dal mazzo. A questo punto tocca al bambino. Nella fase iniziale del gioco, il bambino potrà solo provare ad indovinare se alcune delle carte che ha in mano stanno dentro o fuori dal tabellone. Dovrà girare una carta scoperta e dichiarare se secondo lui sta dentro o fuori. Per esempio, il mulino dichiara che sta dentro. In questo caso, l'alieno invece dice che il mulino sta fuori. Per cui il turno del bambino termina immediatamente. In un turno successivo, il bambino ci riprova e prova a chiamare il fuoco dicendo che sta dentro. L'alieno conferma e sistema la carta in uno spazio libero. Il bambino può compiere questa azione per 3 volte. Per ogni carta che indovina, fa avanzare il suo segnalino di 1 sul tracciato empatia. Ogni volta che il segnalino avanza, il bambino pesca 2 carte. Questo è l'unico modo che il bambino ha per pescare nuove carte. Quando il bambino avrà raggiunto almeno il livello 2, potrà cominciare a pensare di dare la soluzione. E andando sempre avanti su questo tracciato, gli si sbloccheranno dei poteri sempre più forti. Tornando all'alieno, questo mostra un aspirapolvere e lo sistema fuori dal tabellone. L'alieno non potrà mai rimpinguare la sua mano di 7 carte. Laddove durante il suo turno l'alieno non avesse carte da poter giocare, automaticamente tutti gli agenti avranno vinto la partita. Per cui una partita a questo gioco dura al massimo 7 turni. Non appena un giocatore volesse provare a dare la soluzione, non dovrà dichiarare a voce qual è secondo lui il criterio scelto dall'alieno, ma dovrà pescare 4 carte dal mazzo e sistemarle dentro o fuori dal tabellone a seconda che pensi se le carte corrispondono o meno al criterio scelto dall'alieno. L'alieno, dietro allo schermo, sistemerà i 4 gettoni dentro o fuori dalla plancia a seconda che la carta nella posizione corrispondente soddisfi o meno il suo criterio. Se l'agente o il bambino, comunque chiunque stia provando a dare la soluzione, avrà indovinato, l'alieno non farà altro che scoprire lo schermo e dichiarare il vincitore. Laddove, come in questo caso, la soluzione non sia corretta, l'alieno classificherà tutte le carte e il turno proseguirà. Laddove un agente sbagliasse a dare la soluzione, farebbe avanzare di 2 spazi il tracciato empatia del bambino. Laddove invece il bambino sbagliasse la soluzione, non accadrebbe nulla. In qualsiasi momento, se ci fossero 8 carte dentro o fuori dal tabellone e dovessimo aggiungerne una nuova, una precedente dovrà essere scartata. Se un agente riuscirà a indovinare il criterio, vincerà da solo. Se invece fosse il bambino ad indovinare, vinceranno sia l'alieno che il bambino. E voi ci siete riusciti? Eccoci qua, vediamo intanto i materiali. Il tabelloncino è molto carino e anche un po' sbrilluccicoso sui lati. Le carte sono veramente, veramente tante, una diversa dall'altra. E devo dire che il carattere di disegno a mano che hanno riprodotto, vi dico che la disegnatrice l'ha disegnata tutte a mano, perché comunque sul Kickstarter venivano fuori le foto di lei che disegnava, ha fatto un lavoro veramente egregio. A livello di altri materiali abbiamo delle plancettine un po' sottili, sinceramente, però insomma niente di trascendentale, tutto funzionale al gioco. A livello di meccaniche, devo dire solo una parola, figata. Questo è un gioco che piace per forza. Vi verrà voglia di giocare un po' come alieno, vi verrà voglia di giocare un po' come bambino, vi verrà voglia di giocare un po' come agente e con le partite corte in questo modo ne farete tante tante prima di metterlo via e andare a letto, perché qui si rischia di fare veramente tardi con questo gioco. A dirla tutta, tra i deduttivi, almeno tra quelli che ho mai provato, Dixit e Sesto Senso inclusi, lo reputo il migliore, anche e soprattutto per longevità. A differenza degli altri 2 titoli che ho citato, qui è impossibile che giocandoci tanto ci sia un'assonanza tra le carte che si hanno in mano e i criteri che vorremmo adottare. Per cui di fatto questo è un gioco dalla longevità praticamente infinita. Per
che di fatto non avrà bisogno di espansione, anche perché credo che non ci sarà modo di farle uscire, visto che comunque è una produzione artigianale. Venendo alle meccaniche di gioco, devo dire che tutti i ruoli sono comunque molto diversi tra loro. Avremo l'alieno che nelle fasi iniziali della partita avrà potenzialmente un ruolo passivo, perché comunque dovrà girare delle carte e basta e farle vedere a tutti. Ma andando avanti col gioco, il bambino avrà la facoltà di far giocare all'alieno le carte coperte e vederle solo lui. Per cui il ruolo dell'alieno non sarà banale, dovrà scoprire all'inizio delle carte per mandare in confusione gli agenti, per tenersi quelle buone per il bambino, per fargli riconoscere il criterio che ha adottato. Il ruolo del bambino sarà quello un po' più determinante di tutta la partita, perché all'inizio il bambino sarà molto molto scarso e non potrà mai riuscire ad indovinare il criterio. Mentre più avanti che si va nella partita, il bambino diventerà praticamente un supereroe, fino ad essere molto molto più avvantaggiato rispetto agli agenti. Per cui il bambino e l'alieno dovranno cercare di far andare per le lunghe la partita. Di contro gli agenti dovranno cercare di far chiudere alla svelta la partita, proprio per evitare che il bambino diventi troppo forte. E il fatto di far giocare gli agenti, ognuno per conto suo, con le sue carte coperte e visibili solo da lui, fa sì che la scalabilità di questo gioco sia ottima. Non solo, ma potete giocare anche tranquillamente con più agenti rispetto a quelli previsti dal regolamento. Questo perché la plancia, quella tonda, sarà sempre davanti all'alieno e gli agenti saranno discostati anche di parecchio se giocate su un tavolo lungo. Per cui sarà difficile che comunque ci sia accavallamento tra le carte che gioca uno rispetto a un altro agente. Potrete mettere le carte coperte davanti a voi, una davanti più vicina alla plancia tonda e una più dietro più vicina a voi, per distinguere quelle che entrano e escono dalla plancia dell'alieno. E quindi potrete giocare tranquillamente anche in più giocatori. In questo modo comunque ci sarà un po' più di tempi morti, perché gli agenti e il bambino faranno un turno unico ogni 8-10. Però con questo stratagemma potremmo tranquillamente giocare in più giocatori. Abbiamo già detto abbastanza del gioco, che tanto è fighissimo, l'avete capito. Arriviamo al suo prezzo. Ancora non ho trovato nessuno store che lo sta vendendo, e molto probabilmente perché non è uscita la versione retail, che comunque sono andato a ricercare tra le mie carte e verrà 20 dollari nella versione americana. Quindi fate un po' un raffronto su la spedizione in Europa, verrà intorno a 25 euro nuovo. Considerando quanto è figo il gioco, anche a 25 euro lo potete prendere, però ecco, una volta che usciranno quelli usati, lo potete prendere a 20 euro o anche qualcosa meno. Non c'è neanche da farci una pensata, insomma, questo va preso, bisogna prendere Sesto Senso e Dixit e venderli come usati, perché tanto questo li soppianta. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Vi ricordo che giù in descrizione ci trovate il link al sito per consigliarmi altri giochi da mettere in scaletta, e anche il link alla mia pagina Facebook. E da oggi, come promesso, ci troverete anche il link alla pagina del Bazar di Mercadia, dove potrete andare per valutare i vostri acquisti e così aiutarmi finanziando indirettamente il mio canale. Qui in basso a sinistra vi metto il link all'ultimo video fatto, ovvero quello su Petricor. Qui in basso a destra vi metterò il link al prossimo video che faremo, ovvero Raja del Gange. Qui vi metto il pop-up per l'iscrizione al canale, mi raccomando, cliccateci. E vi ripropongo, per essere rivisto, il video su Brass. Dategli un occhio. Con questo vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!